E cambiamo argomento riguardo alla complessa vicenda del tunnel di Termoli. Arriva una storica sentenza del Tribunale amministrativo che, accogliendo le richieste dei cittadini contro il provvedimento voluto dall'amministrazione comunale del sindaco Sbrocca, decreta l'annullamento degli atti impugnati. Vediamo. Torna alla cronaca il comitato No Tunnel di Termoli, formato da moltissimi cittadini che si sono battuti da alcuni anni contro il percorso voluto dall'amministrazione comunale capitanata dal sindaco Angelo Sbrocca, che prevedeva i lavori per, l'appunto, predisporre un tunnel nella parte centrale della città. Dopo tante manifestazioni, confronti e conferenze, si ricorderà, i cittadini del comitato avevano dato mandato allo studio legale Iacovino per essere rappresentati in giudizio contro alcuni atti amministrativi che sancivano i lavori e presupponevano la modifica perfino strutturale del centro cittadino termolese. Arriva adesso il no del TAR del Molise, che nella sentenza odierna, a causa soprattutto di gravi carenze amministrative riferite alla valutazione ambientale strategica e alla valutazione di impatto ambientale, ha stabilito l'annullamento degli atti impugnati, consegnando così una sentenza per tanti versi storica e fondamentale per il nulla di fatto dell'opera che avrebbe interessato il centro della cittadina adriatica. Nella mattina, conferenza stampa dei legali e dei rappresentanti del comitato No Tunnel di Termoli. Ma intanto è stata accolta, non in parte. L'unica parte che non è stata accolta è quella limitatamente a profili di legittimazione attiva all'azione, lasciando intatta la legittimazione del comitato No Tunnel, per cui il ricorso è stato accolto integralmente ed è stato accolto proprio per l'assenza di vizi nella procedura. In particolare nella variante urbanistica è stata accolta la nostra eccezione dell'assenza della valutazione ambientale strategica e della valutazione di impatto ambientale, ritenuti dalla legge indispensabili a pena di nullità. Il giudice ne ha dato atto e quindi ha dichiarato nulla l'intera procedura.